So che stai pensando, 5 medaglie per l'atletica leggera italiana alle Olimpiadi di Tokyo, 3 a Parigi. Tokyo è meglio di Parigi. 5 ori a Tokyo, un argento e 2 bronzi a Parigi. Tokyo è meglio di Parigi. Nessuno di quelli che ha vinto una medaglia a Tokyo si è ripetuto per noi a Parigi. Che delusione, Parigi. Ecco, non è propriamente così. Sono convinto che l'atletica italiana fosse meno in salute a Tokyo di quanto abbiamo visto questa volta a Parigi. E adesso ti spiego perché. Questo è il medagliere olimpico dell'atletica, dominato dagli Stati Uniti con ben 14 medaglie d'oro. Per arrivare all'Italia dobbiamo scorrere fino alla 29esima posizione, comunque davanti a padroni di casa francesi e a squadroni come la Polonia. Ma non è tutta la storia. C'è un'altra classifica, la Placing Table, che assegna punteggi decrescenti a tutti gli atleti arrivati nei primi 8 di ogni gara. Qui l'Italia è addirittura sesta, davanti al Canada che di ori ne ha vinti 3. Un risultato che rende giustizia dei quarti posti della 4% uomini, di Sottile nell'alto, di Diapichino nel lungo, di Stano nella marcia, di Battocletti nei 5.000, i quinti di Fabbri e Jacobs, e poi Molinarolo, la 4x400 mista e maschile, la gara di staffetta di marcia, Pietro Arese, Daria Derkac e Desi Osakwe. A Tokyo avevamo meno punti, a Rio indietrissimo! Hai capito dove voglio andare a parare? Placing table maggiore di medagliere, quando si tratta di valutare quanto è forte una squadra. E la spiegazione si può riassumere in una sola parola. Statistica. Supponiamo di avere squadra 5 atleti con il 50% di probabilità di andare a medaglia. È un po' come lanciare una monetina, se esce testa vince la medaglia, se esce croce la manchi. Facciamo dunque la nostra prima gara. Croce. Purtroppo l'abbiamo cannata. Facciamo la seconda gara. Un'altra volta. Che sfortuna. Andiamo alla terza. Evidentemente oggi proprio non gira. 5 croci di fila. Questa cosa purtroppo è possibilissima e si può anche calcolare la probabilità. 1 su 32, circa il 3%. Certe volte è possibile semplicemente essere scaloniati, ma più il numero di lanci si moltiplica, più è difficile trovarsi in questa spiacevole situazione. La statistica è clemente con i grandi numeri e può tradire con quelli piccoli. Smithers, non c'è modo che io possa perdere la scommessa, a meno che tutte e 9 le mie stelle siano vittime di 9 diverse sventure e non siano in grado di giocare domani. Ma questo non accadrà mai. 3 sventure è possibile. 7 sventure c'è una minima possibilità. Ma 9 sventure? Non si è mai visto. La placing table è importante perché dimostra che il numero di italiani veramente capaci di andare a medaglia è in crescita. E non include ancora quelli veramente sfortunati come Simonelli nei 110 ostacoli. Rispetto alle medaglie qua ci sono più numeri, quindi è più facile fare un'analisi statistica. Alcune considerazioni sparse. Hanno i campionati europei influito sulle prestazioni di queste Olimpiadi, magari tarpando un po' le ali alle ambizioni dei nostri atleti? Meno di quanto sembri. I top avevano praticamente tutti pianificato il picco di forma a Parigi, poi se non sono riusciti ad arrivarci è stato per lo più per motivi di sfortuna. Fabbri nel getto del peso aveva addirittura battuto Krauser nell'ultimo evento prima dei giochi. Cimbo Tambelli era arrivato a Parigi magrissimo per il suo salto in alto e forse proprio per questo motivo è stato anche più soggetto ai problemi fisici che lo hanno preso. E abbiamo visto il Jacobs più forte dal 2021. Se è arrivato quinto è soltanto perché ha trovato degli avversari più forti. Nella finale più veloce della storia dei 100 metri piani. E quelli un po' meno top hanno fatto bene a togliersi le loro soddisfazioni a Roma. Sono giovani, hanno tutto il tempo poi per crescere e migliorarsi. E nonostante questo le medaglie sono arrivate proprio da alcuni di loro. Nadia Battocletti che continua a fare primato personale dopo primato personale, stupendo, raggiungendo delle vette insperate alla vigilia. Non pensavo che già adesso potesse battere Kenyan ed Etiopi, arrivando quarta nei 5.000 metri e podio su 10.000. Mattia Furlani nel lungo è di una costanza straordinaria, si fa fatica a credere che non abbia ancora 20 anni. La federazione italiana aveva le mani legate a collocare gli europei come è stato a inizio giugno, a mese e mezzo dalle Olimpiadi, e lì semplicemente la ruota è girata per il verso giusto. Ma questo ci dà fiducia perché il karma sarà sicuramente più positivo alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. Infine, l'aver vinto medaglie con atleti e discipline diverse rispetto a quelle di Tokyo è paradossalmente una cosa buona e giusta. Dimostra quanto sia forte il ricambio generazionale della nostra formazione. Abbiamo un vivaio che continua a crescere e colonizzare tutti i settori dell'atletica leggera. Dunque, non preoccuparti. L'atletica italiana è in perfetta salute. Tokyo è stato un sogno. Parigi è la realtà. Scrivi qua sotto cosa ne pensi. Ciao atleti, io sono il Mezzofondiere. Ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.